È stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Isernia una banda di ladri pronta ad entrare in azione sul territorio pentro e sono cinque le persone fermate nell'ambito di un'operazione frutto della collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini. È stata infatti la telefonata di un privato al 112 che segnalava la presenza di tre auto sospette nella zona nord del capoluogo pentro a far scattare l'intervento dei militari. A bordo dei mezzi, prontamente intercettati e bloccati da un'autocivetta con personale in borghese, viaggiavano cinque soggetti del napoletano, tutti con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, ricettazione e furto. Di qui la perquisizione veicolare e all'interno delle vetture, una Fiat Punto, una Opel Corsa e una Ford Puma, risultate peraltro prive di copertura assicurativa, erano nascosti numerosi arnesi atti allo scasso, cacciavite, grimaldelli, tenaglie, tronchese, martelli, seghette e chiavi alterate. Nei confronti dei componenti della banda, dopo il fermo, è stata redatta un'informativa. Gli investigatori sono convinti che i cinque abbiano già colpito nei giorni precedenti e che siano quindi gli autori di diversi furti registrati sul territorio. Sul caso proseguono le indagini, l'attrezzatura rinvenuta è stata posta sotto sequestro.